Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale A Naso Duro. Io sono Marco, sono un appassionato di profumi e oggi parliamo di profumi estivi. Ho selezionato 15 fragranze che fanno parte della mia collezione che per quest'estate sono una meglio dell'altra. Come al solito vi chiedo di mettere un like se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per non perdervi nessuna delle prossime uscite, mi raccomando. Il primo profumo di cui vi voglio parlare è un must have per chi cerca freschezza e versatilità. Chi vuole qualcosa da indossare in ogni occasione senza spendere un rene, ecco che ci viene in aiuto Acqua Zenzero di Laurent Mazzone. Lui è perfetto perché è un agrumato frizzante, speziato freddo con il cardamomo, lo zenzero a dargli questo aspetto pungente, un leggero touch di vetiver nel fondo che va a rendere più secca la fragranza nel dry down e mi piace moltissimo, lo vedo super indicato per le giornate più torride, calde, dove ci sono 30 gradi, lui ci dà una bella carica energetica dissetante ed è assolutamente super super consigliato per ogni giorno estivo. Proseguiamo con un altro profumo che segue un po' il filone di Acqua Zenzero ed è Neroli Sauvage di Creed. Uno dei Creed meno chiacchierati in realtà, mi piace moltissimo perché è agrumato, esperidato, frizzante, pompelmo, bergamotto, neroli, ci restituisce proprio quel senso di tonicità unito ad una sensazione di eleganza generale in pieno stile Creed, in pieno stile profumeria inglese che mi fa impazzire. Lo vedo perfetto per le giornate più calde, ma secondo me ancora di più a fine giornata, magari durante un aperitivo, dove siamo ancora in costume sulla spiaggia con una camicia in lino leggermente sbottonata, lui è unico, fantastico. Se invece cercate qualcosa di più muschiato, morbido, candido, un po' più rotondo, meno pungente, mantenendo sempre materie prime di altissima qualità, vi consiglio Matière Première Parisian Musk, uno dei miei brand preferiti, lo dico sempre. E lui è muschi, legno di cedro, semi di ambretta, sentori ambrati che vanno a fissare la fragranza sulla pelle garantendo durata e una buona scia senza essere mai aggressivo, mantenendo sempre quell'aspetto pulito, candido, educato. Lui è fantastico, anche la mia ragazza piace tantissimo, è un unisex pazzesco. Un altro profumo che la mia ragazza sta letteralmente bevendo è Mirea di Molinar, guardate là, praticamente finito, e lui lo consiglio a chi vuole qualcosa di giocoso, brioso, sbarazzino, senza troppo impegno, a chi non vuole spendere troppo, ed è un bel fruttatone zuccherino con melone, lici, ribesnero, un cuore un pochino più floreale e nel fondo zucchero e vaniglia, quindi molto semplice da indossare, un bel gourmandino fruttato estivo che comunque rimane fresco. Se non volete spendere tanto, Molinard in generale come brand ve lo consiglio, Mirea per quest'estate è top. Se stai cercando un profumo per le giornate estive, lavorative, magari non sei ancora partito per le ferie, ti consiglio Piazza Affari di Milano Fragranze. Lui è tanto chiacchierato, me lo sono studiato per bene durante la scorsa Exance e in quell'occasione me lo sono portato a casa. E lui è un fougère moderno che si apre con lime, peperosa, note più aromatiche, la lavanda, il ribesnero, un po' di legni nel fondo ed è proprio una reinterpretazione del classico fougère, le classiche fragranze maschili rivisitate in chiave più moderna. Mi piace da matti, lui è un profumo da camicia, da affari, non a caso il nome Piazza Affari che è una delle piazze della borsa milanese, quindi ve lo straconsiglio se cercate qualcosa di elegante, un po' meno agrumato, quindi che rimane sempre un bel fougère da ufficio, da occasioni importanti, lui ci può stare alla grande. Un po' più formale rispetto agli altri, ma è tanta roba. È il turno di un profumo che ha spopolato letteralmente un paio di anni fa e sto parlando di Malibu di Simone Andreoli. Questa qua è la boccetta ideata in occasione del 5° anniversario ed è molto semplice capire il perché ha avuto così tanto successo. Lime, rum e cocco. Un party in mezzo alla spiaggia, è un bel cocktail, è l'estate in bottiglia e si apre super frizzante con questo lime reso zuccherino dallo zucchero di canna, poi arriva il rum, il cocco a dargli una bella dose importante di sensualità, complimenti a non finire, lo consiglio a chi vuole andare sul sicuro perché ha un prezzo nella media, ha ottime performance per essere un profumo fresco, questo vi dura tutto il giorno, io lo indosserei tranquillamente tutto l'anno ma durante l'estate è, diciamo, la sua stagione, il suo habitat naturale. Proseguo con un brand luxury che ha qualità, stile ed eleganza e tra tutte le fragranze della collezione quella più indicata per quest'estate a parer mio è Forever Love e il brand è Panadora. Guardate che boccetta bellissima, curatissima nel dettaglio e lui riprende un po' quello che è il DNA di Acqua de Dora
che sostanzialmente era il best seller del brand, rivisitandolo, rendendolo un po' più sofisticato, un po' più cremoso, perché mantiene sempre l'apertura agrumata, neroli, limone, bergamotto, aggiungendo note un po' più zuccherine, il melone, il mango, sentori un po' più floreali e i legni sul fondo, come il legno di sandalo, che lo rendono proprio più omogeneo, ben strutturato. Mi piace da matti, ha una bella evoluzione sulla pelle, unisex pazzesco, complimenti a non finire, e lo consiglio se magari siete a fine giornata, volete andare a cena con la vostra lei o il vostro lui, volete risultare eleganti, una bella camicia, un bel outfit formale, lui ci sta alla grande. Non potevo assolutamente non inserire in questa top estiva uno dei profumi che più mi ha colpito durante Extase 2024. Ho fatto un video dedicato su tutto il brand, ma oggi vi parlo di Provence di Nisaba. Profumo da 10 e lode in termini di qualità, performance. Questo profumo ha tutto, è una ventata di freschezza, di aromaticità, menta, salvia, lavanda, un bel fougère, anche questo moderno, dal carattere incisivo, pungente, con legni, una punta di agrumi, una leggera speziatura data dalla noce moscata, profumo elegante, da camicia, che si fa sentire, ha tutto quello che serve per far sì che diventi veramente un best seller. Fantastico. Se sei uno di quelli che ama i profumi freschi, agrumati, aromatici, ma hai il terrore che questi non durino abbastanza, non so come mai, ma ultimamente tutti veramente siete fissati con queste benedette performance, allora ti consiglio Salvia Plus di Alex Plus, la linea di Alex Parfum. Lui è un bel jolly e ha tutto quello che stai cercando, perché c'è salvia, zenzero, lime, pungente, agrumato, aromatico, freschissimo, dura tanto, dura tutto il giorno perché ha una bella concentrazione di oli essenziali, lo puoi indossare in diverse occasioni, riceve il complimento, io l'ho indossato spesso e di complimenti questo ne riceve, per l'estate secondo me è un bel passepartout da ogni occasione perché è semplice ma efficace. Devo per forza inserire un marino all'interno di questa carrellata di profumi estivi e ho optato per l'ultima uscita di Giupilo Roma e Ea. Lui è fenomenale, guardate che bella anche la boccetta, questo tappo pesante, la qualità di Giupilo è veramente stratosferica e lui ci trasporta sull'isola di Ponza, che è quest'isola nel Mar Tirreno dove il mare è color smeraldo grazie al riflesso della vegetazione sull'acqua, e possiamo sentire tutti gli aromi di questa mediterraneità: limone, rosmarino, menta, un bouquet floreale nel cuore e questa brezza marina che ci segue dall'inizio fino al dry down, durante tutta l'evoluzione, note acquatiche, note ozoniche, veramente piacevole. Lo consiglio a chi ama i marini, a chi vuole un profumo fresco, aromatico, che sappia proprio di benessere, che sia solare, che sia allegro e soprattutto che abbia anche delle ottime performance, perché lui dura una vita. Se vi piacciono i marini dovete per forza metterci il naso sopra perché è fantastico. Rimanendo in tema performance, ti parlo di un profumo fresco che di performance ne ha e come, sia in termini di durata ma anche proprio come proiezione, e sto parlando di Blue Diamond di Imperial Parfum. Lui sostanzialmente è un'esplosione di fiori bianchi, muschi, molto sensuale, narcotico, con degli aspetti più vanigliati nel fondo, ambrati, questo tocco leggero leggero di oud che è comunque clean, cristallino, gli dà un tono vagamente orientale, sensuale, piacevole, performa bene, riceve complimenti, sa di pulito, è elegante ma anche casual, super. Durante l'ultima Extase hanno presentato la nuova linea di Salum Parfum, ispirata alla Polinesia francese, che tra l'altro ho preferito nettamente rispetto a quella dell'anno scorso, e tra le quattro fragranze presentate, Blue Mai Tai è quella che mi è piaciuta di più. Lui è questo cocktail tropicale, dissetante, con questa apertura di rum ghiacciato insieme al lime, l'arancia, sentori un po' più sciropposi, mandorlati nel fondo. Lo consiglio a chi vuole un profumo performante, perché è un extrait de parfum. Lo consiglio a chi ama gli agrumati, ma con un tocco un po' più sofisticato, stuzzicante, piacione, perché abbiamo questa nota busi iniziale che si fa sentire ed è abbastanza predominante. Più consigliato di sera, perché questa sensazione sciropposa può essere un po' too much durante il giorno, quando fa troppo caldo. Quindi, durante una serata estiva, complimenti a manetta con Blue Mai Tai. Gli ultimi tre sono quelli decisamente più serali e voglio partire con quello più soft, Blue Heart di Tamin. Lui l'ho acquistato nel periodo Pasqua, l'ho proprio indossato il giorno di Pasqua e più di 5 persone mi hanno chiesto che profumo avessi addosso. Apertura di cocco zafferano, molto particolare, per poi lasciarci ad un dry down più morbido, sensuale, afrodisiaco, più ambrato, leggermente vanigliato, un po' polveroso, molto piacevole, riceve il complimento, si fa sentire il giusto, non è uno di quei profumi opulenti, troppo aggressivi, anzi rimane molto soft, elegantissimo, e
lo vedo perfetto durante una serata estiva dove magari abbiamo un appuntamento particolare, vogliamo farci notare, vogliamo conquistare qualcuno. Blue Heart è tanta tanta roba. Il penultimo è un bel tropicalone che ogni volta che lo snaso mi fa venire l'acquolina in bocca, e sto parlando di Cruz del Sur 2. Guardate che belle le boccette di Xerger, sono qualcosa di incredibile. E lui, come dicevo, un bel tropicale con mango, guava, ananas, il tutto però reso lattonico, lattiginoso, cremoso da questo accordo di latte nel fondo, che lo rende perfetto per una serata. Ecco, di giorno con le temperature calde può essere un po' troppo, può dar fastidio, di sera invece con un bel venticello in riva al mare, magari volete fare colpo su qualcuno, siete in un locale sulla spiaggia, lui è perfetto perché si fa sentire e ottiene il complimento, cioè qua vincete facile. È un bel fruttatone, zuccherino, molto cremoso, fantastico. L'ultimo è semplicemente un profumo da 10 lode. Ho fatto un video di recente dove dico che non è obbligatorio d'estate usare solo profumi freschi o agrumati. Ecco, magari di giorno è più consigliato, ma di sera potete azzardare qualcosa in più come gli ultimi che abbiamo visto, oppure optare per un ambrato. L'anno scorso nella classifica estivi 2023 avevo messo l'Air du Désert Marocain, che a Mallorca mi aveva fatto stare benissimo, e quest'anno ho optato per un altro ambrato che per me è l'ambrato per eccellenza, Grand Soir di Maison Francis Gurjean, il mio preferito all'interno di tutto il brand MFK. E lui è un'esplosione, è un mix perfetto di vaniglia, fava tonka, ambra, un tocco più leggero di lavanda, dargli quella connotazione più elegante, quel touch raffinato, sofisticato, e lo consiglio a chi cerca un profumo da occasione, non un jolly da tutti i giorni, ma chi vuole un profumo da utilizzare per un evento speciale, per far sì che quell'evento ti rimanga impresso nella mente con questo odore, perché è qualcosa di magico, mi piace da matti, è cremoso, è sofisticato, è affascinante, è tutto quello che cerco in un profumo da occasione. Quindi se cercate qualcosa per una serata in particolare e siete disposti anche a spendere, perché non ve lo regalano, lui costicchia, però vale ogni singolo euro. Grand Soir per una serata estiva, elegante, magari con la vostra lei, avete una cena di un certo tipo, lui è super super consigliato. Ragazzi, io spero che questo video sui profumi estivi vi sia piaciuto. È stato un po' lungo perché 15 fragranze sono tante, ma spero vi sia stato utile, spero di avervi dato dei tips, dei consigli, dei nuovi profumi che magari non conoscevate. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete alcune delle fragranze che vi ho citato, e ditemi la vostra. Come al solito vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social, marco.rendine su TikTok e Instagram, perché lì pubblico video più brevi, le stories, le live, parlo più nello specifico di alcuni dei prodotti, e quindi seguitemi anche lì. Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi do un appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e che il prossimo vi piaccia ancora di più. Ciao ragazzi!